Cara la mia dottoressa, c'è bisogno di fare un po' di chiarezza, no? Perché tutti stanno a parlare di questo reflusso, confondendo anche diverse tipologie che invece esistono e possono, non so se possono sussistere, lo chiederemo naturalmente alla nostra dottoressa. Allora, parliamo della differenza tra reflusso gastroesofageo e faringo laringeo, perché sono diversi e non da confondersi. Assolutamente, sono fenomeni simili che però hanno un'eziopatogenesi, hanno manifestazioni e hanno una terapia diversa. Quindi l'eziopatogenesi, diciamo che mentre nel reflusso gastroesofageo si ha più spesso una risalita di liquidi dall'esofago che vengono percepiti poi dal paziente, nel reflusso faringolaringeo viceversa sono esalazioni gassose spesso non percepite dal paziente. Quello che il paziente percepisce sono i disturbi poi recati dal problema, quindi secrezioni catarrali, il paziente che dice che ha costantemente secrezioni catarrali ferme in laringe, una voce altalenante, cioè una voce che a momenti c'è, a momenti non c'è, dopo che hanno cenato di più la mattina dopo sono disperati che non riescono a parlare come vogliono, secchezza della gola, possono arrivare fino ad avere forme asmatiche, oltre appunto questi fastidi, questi bruciori. Sono una corte di sintomi, io parlo dei sintomi otorinolaringoiatrici perché il reflusso faringolaringeo e il gastroesofageo possono anche provocare aritmie cardiache, comunque sono entità diverse. Certo. Sono entità diverse, mentre nel reflusso gastroesofageo abbiamo il rilassamento dello sfintero esofageo inferiore, nel reflusso faringolaringeo viceversa abbiamo un rilassamento dello sfintero esofageo superiore. Quello che io cerco soprattutto di cambiare nei pazienti è il lifestyle, quindi più io cambio il lifestyle, certo, meno terapie si va a agire assumono. Su quella, sì, che può essere, sì, la causa, no? Assolutamente. Quali potrebbero essere le cause? Non mi dica, dottoressa, che siamo sempre lì, stress, ansia. Allora lo stress tantissimo in virtù del diaframma. La persona stressata, io ho due tipologie di persone con reflusso, ho la persona assolutamente non attenta a come mangia e poi ho il manager, ne avevo uno due ore fa in studio, manager magrissimo, perfetto, inappuntabile, educato, che sta rigido, non respira mai. Allora il diaframma diciamo scende moltissimo, più facilmente ho la comparsa o l'accentuazione di un'ernia iatale. Sono pazienti che non respirano, già ripristinando una corretta respirazione diaframmatica e invitandoli a esercitare la respirazione diaframmatica durante la giornata, il loro reflusso migliora enormemente. Quindi spesso sono anche tutta una serie di comportamenti che si adottano anche in maniera inconscia. Assolutamente. E poi lo stile alimentare, naturalmente. Quindi il vivere veloce non va bene, il mangiare veloce non va bene per niente. Sono gli alimenti. E sì, che possono in qualche modo influire o far sorgere questa tipologia. Certo, allora tutti gli alimenti estremamente acidi, lo yogurt per esempio che fa tanto bene al colon, però ahimè lo yogurt soprattutto se mangiato poi la sera a cena o diciamo tardi, lo yogurt, tutti gli agrumi che farebbero anche bene di questa stagione, il kiwi, l'aceto, i pomodori, il riso anche, molto reflussogeno, una cosa che nessuno sa. Il riso fa produrre tantissimi acidi. Pensi, dottoressa, io spesso sento dire mangia del riso bianco perché il riso bianco ti sfiamma, è più di una volta per le forme, diciamo, per, naturalmente se uno si è presente una forma gastrointestinale con diarrea certamente il riso è assolutamente indicato, ma per il reflusso faringolaringeo no. L'abuso di caffè, lo sdraiarsi subito dopo i pasti, la pennichella famosa, oppure il guardare la televisione sdraiati. Quindi esiste anche proprio delle norme posturali da rispettare, da osservare. Quindi una delle cose che diciamo è di mettere un secondo cuscino sotto il materasso dal lato della testata per dormire più sotto. Vedo un bel crocione su soffritti con aglio e quant'altro. Sì, queste sono assolutamente diapositive. Bandita. Che faccio vedere, ahimè, tutto quello che è grasso, tutto quello che rallenta la digestione,
alla fine. E poi ovviamente l'eccesso di riempimento gastrico, ecco perché fare merenda diventa così importante. Fare merenda non solo aumenta il nostro metabolismo, quindi noi riusciamo a dimagrire un po' di più, a mantenere un po' il peso, ma anche naturalmente fa sì che il nostro stomaco non si riempia velocemente e improvvisamente di cibi e liquidi, per cui si ha una grande ipersecrezione di acido cloridrico. Poi tra l'altro facendo una merenda opportuna si può anche controllare l'indice glicemico che sì, può causare esatto. un sacco di problemi anche soprattutto a livello metabolico. Allora abbiamo parlato un po' di quelle che sono le indicazioni che dovremmo tenere e i sintomi, i cosiddetti campanelli di allarme che potrebbero indurci a pensare che soffriamo di questa patologia. Adesso arriviamo alla cura, perché come si cura questo tipo di reflusso? Certo. Che cosa si deve fare una volta che è stato accertato, che c'è la diagnosi del medico, della dottoressa che ti dice guarda, hai il reflusso di questo tipo? Allora io cerco di evitare farmaci più seri come inibitori di pompa, bisogna ricorrere agli inibitori di pompa, secondo me c'è veramente un abuso ultimamente, solo nei casi più gravi o nei casi in cui l'alimentazione del paziente è perfettamente corretta, allora lì o quando i sintomi sono importanti, rilevanti in professionisti della voce, io mi occupo dei cantanti del teatro dell'opera, lì naturalmente se non raggiungono il loro standard, se non riescono ad avere una voce ottimale, allora lì possiamo pensarci, però ecco, bisogna cercare di selezionare i casi. Gli inibitori di pompa vanno somministrati non una volta al giorno, ma ogni 12 ore prima della prima colazione la mattina e prima della cena, perché l'emivita dell'inibitore di pompa è di 10-14 ore, quindi se non viene coperto, se non vengono coperte le 24 ore, ecco una differenza col reflusso gastroesofageo. Il reflusso gastroesofageo colpendo l'esofago essendo un canale digestivo, io mi esprimo in maniera semplice e comprensibile, ha molteplici meccanismi di protezione che la laringe, che la faringe non ha. Quindi è completamente diverso, quindi la copertura deve essere sulle 24 ore, mentre l'esofago può non essere leso da 50 reflussi al giorno, la regione faringolaringea bastano 3 reflussi a settimana per avere un problema. Per avere un danno, quindi è un problema assolutamente da non sottovalutare. Anche perché anche nella cancerogenesi è stato visto che poi tutti i pazienti con carcinoma, è stato visto retrospettivamente che praticamente tutti avevano reflusso, quindi è un co-cancerogeno. Se poi uno fuma, bisogna stare veramente molto, molto attenti, anche perché da un problema serio che possiamo avere possiamo incorrere in un problema ancora più serio, e allora lì diventa tutto più difficile, tutto più complicato, come una catena, no? La cosiddetta catena di montaggio della malattia, come qualcuno dice, che una malattia si rincorre l'altra se naturalmente si mette come la testa sotto la sabbia, come gli struzzi, no? È importante farsi controllare, è importante fare un'adeguata prevenzione, come abbiamo visto anche con la dottoressa Finistorchi, anche per quanto riguarda l'alimentazione, cioè davvero la salute, anche in questo caso mi viene da dire, comincia veramente a tavola, anche per questi problemi. Ci sono delle accortezze che devono essere fatte necessariamente ogni qualvolta noi ingeriamo qualcosa, ingeriamo il nostro cibo. Grazie alla dottoressa Finistorchi, grazie.